Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Ho pensato di fare un video riassuntivo delle mie letture del 2021, dopo aver visto il video di Aurora Sapientina, che vi consiglio di andare a seguire e vi consiglio anche di seguire il suo podcast, Questioni Letterarie, che è uno dei miei podcast preferiti dell'ultimo anno. Se tutto va bene, in questo momento dovreste vedere anche il mio schermo e andremo a trascinare i vari libri che ho letto all'interno di queste diverse categorie, quindi la mia top 10, i libri che per un soffio non sono entrati in top 10, ma che appunto reputo fra le letture migliori dell'anno, quelli molto belli, quelli carini, quindi che non mi hanno entusiasmata particolarmente o che non hanno niente di particolarmente sbagliato, tra virgolette, ma che non mi hanno lasciato molto, e poi quelli anche no, diciamo. Partiamo subito. Parto da un graphic novel che in realtà mi era stato regalato qualche anno fa da Pamela, la Century Girl, anche lei vi consiglio di andarla a seguire, che si chiama Thornhill e che vado a mettere nella categoria belli. È un graphic novel molto particolare, da queste tinte appunto un po' gotiche, misteriose, perfetto da leggere durante il periodo di Halloween o comunque secondo me quando le giornate cominciano ad accorciarsi, ad essere più buie. Ha queste atmosfere appunto che mettono un po' di tensione proprio perché si tratta di una casa abbandonata, una ragazza che vede cose che non dovrebbe vedere o che no, comunque non si spiega. Mi è piaciuto veramente tanto e secondo me mette quel pizzico appunto di paura in più che nel periodo in cui l'ho letto, che era quello di Halloween, è stato perfetto. Passiamo poi a un altro graphic novel che va dritto invece nella categoria top 10, e cioè Spinning, credo che in italiano sia uscito con il nome di Trottole e penso di avervene parlato forse in un vecchio video, ma in ogni caso spendo due parole anche per questo. È un fumetto autobiografico in cui appunto l'autrice Tilly Walden parla della sua esperienza crescendo come competitrice agonistica, diciamo, di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Ma non è tanto quello il punto chiave del fumetto, quanto raccontarci sì la sua infanzia, la sua giovinezza, ma soprattutto anche la scoperta di se stessa e di tanti aspetti della propria personalità e del proprio anche orientamento sessuale che fa durante il corso degli anni. Io l'ho trovato veramente molto molto bello, molto dolce e è proprio uno di quei fumetti a cui ripenso più spesso. Nella categoria invece, appunto, per un soffio, inserisco come primo libro Pulp di Robin Tully. Questo è un romanzo YA, direi, che mi è stato consigliato da un mio amico e collega, quindi sono molto contenta di aver seguito il suo consiglio perché appunto è stata una lettura veramente fantastica. In pratica seguiamo due linee temporali, quella di una ragazza, ai giorni nostri direi, che sta facendo l'ultimo anno di superiori, e quello di una ragazza, mi sembra, negli anni 50. La ragazza ai giorni nostri, diciamo, è lesbica, si è appena lasciata con la sua fidanzata, quindi è un po' in un periodo non particolarmente felice e deve preparare questo progetto per la fine dell'anno. E come progetto decide appunto di scrivere un romanzo simile, con lo stesso stile appunto dei romanzi pulp degli anni 50, quindi questi romanzi molto spesso a sfondo erotico, romantico, con protagoniste donne. E negli anni 50 seguiamo appunto una storia di un'altra ragazza, sempre lesbica, che scrive uno di questi romanzi. La storia quindi è appunto divisa su due linee temporali, però in realtà ci sono degli intrecci, ci sono dei punti di contatto e non so, mi è piaciuta veramente tanto perché da una parte è stato molto bello entrare un po' nella vita di questa adolescente, dall'altro è stato anche interessante vedere tutti i riferimenti anche storici, se non ricordo male, in fondo al libro consiglia anche qualche titolo come bibliografia e mi ha fatto entrare un po' in questo mondo che sinceramente non conoscevo e che mi ha appassionata molto. Passando invece a una categoria ancora più giovane rispetto a quella degli adolescenti, insomma dei giovani adulti, ho letto Come le cicale di Fiore Manni, che metto nella categoria molto belli. Questo è un libro per un pubblico più giovane, decisamente, forse delle medie, se non anche forse
potenzialmente anche un po' più piccoli, ed è la storia di una ragazza, mi sembra di 12-13 anni, che va nel solito posto al mare in vacanza con i genitori, però quest'anno nella compagnia di amici c'è una novità, e cioè questa nuova bambina di cui lei si innamora. E quindi è una storia estremamente dolce, come dicevo appunto, pensata per un pubblico molto più giovane di me, però talmente delicata, talmente appassionante. E appunto con quel sapore anche nostalgico delle vacanze al mare quando si è piccoli, che per me è veramente un gran bel libro, ed è un libro che secondo me è importante che venga pubblicato pensando a un pubblico così giovane, perché non penso che se una persona giovane provi determinati sentimenti e possa rivedersi nei libri, ecco, così come potresti rivedere in serie TV o film, eccetera, è sicuramente importante. Passando a un genere completamente diverso, anche solo come fa intuire il titolo, sempre però nella stessa categoria, inserisco Weird Facts di Lynn Tillman. Questo è un libro che mi ha attirato ovviamente per il titolo così fuori dagli schemi, ma anche per la copertina in generale, ma in realtà non è contemporaneo, cioè sì, è contemporaneo, però non è uscito adesso, nel senso che non è stato scritto in questi ultimi anni. Io non conoscevo l'autrice, ma in realtà a quanto pare dovrei recuperare qualcosa di più di lei, perché scrive veramente da svariati anni, e in questo libro appunto si raccontano questi incontri assurdi, appunto, in diversi continenti, anche che questa protagonista ha con diversi uomini e donne. L'ho trovato molto interessante, veramente brevissimo, forse più che un romanzo una novella, e a me ha molto intrattenuta, anche se al tempo stesso in molti punti era abbastanza cringe, direi, quindi si metteva anche un po' a disagio, però l'ho trovato veramente interessante e ben scritto. Poi passiamo a una rilettura che ho fatto in audio, e che quindi per forza non può andare in top 10 perché è una rilettura, però per me è uno dei libri della vita, cioè Le quattro ragazze di Wieselberger di Fausta Cialente, che nomino praticamente in ogni mio video, in ogni mio post sul blog, eccetera, quindi non ve ne parlo troppo, anzi vi consiglio semplicemente di recuperarlo e basta. Passiamo ad un romanzo che è uscito anche quest'anno, mi sembra, in italiano, e cioè Le divoratrici, di Lara Williams. Lo inserisco nella categoria libri molto belli, perché mi è piaciuto veramente tanto. È uno di quei libri che cominci a leggere e non riesci a mettere giù, perché ti trascina dentro questa narrazione così particolare. Qui abbiamo una protagonista che comincia a frequentare e a creare questi supper clubs, quindi queste serate in cui ci si lascia qualsiasi inibizione per quanto riguarda il cibo, e c'è tutta ovviamente anche una metafora nei confronti di come le donne vengono concepite dall'esterno, come le donne vengono viste nella nostra società, quanto dobbiamo in un certo senso sempre trattenerci, non solo ovviamente per quanto riguarda il cibo, ma in generale sotto tanti aspetti della nostra vita. E quindi l'ho trovato veramente molto bello. Non è riuscito a entrare per un soffio, ma solamente perché ho trovato qualche aspetto della narrazione un po'. Non so, non, c'era qualcosa che non mi tornava in certi punti, però sicuramente un libro che consiglio. Rimanendo a tema cibo in un certo senso, però in genere completamente diverso, volevo parlarvi di questa raccolta che si chiama What She's Having, che racchiude racconti di narrativa, ma anche di saggistica e di poesia, scritti da varie scrittrici, per lo più britanniche, mi verrebbe da dire, che secondo me è veramente interessante. Perché va ad esplorare il rapporto fra donne e cibo, ma appunto lo esplora sotto tantissimi punti di vista diversi, dal lutto a invece celebrazioni o ricorrenze familiari. C'è veramente un po' di tutto, un po' per tutti gli umori, anche se vogliamo, ed è stata una lettura per me molto interessante e molto importante. Passando invece alla poesia, vado nel primo carino
di questa selezione con Vista dalla Luna di Chandra Livia Candiani. Non che io abbia niente in contrario, anzi, Chandra Livia Candiani è una poetessa che mi piace molto e negli ultimi anni ho sempre cercato di leggerla a cavallo fra Natale e l'anno nuovo. Quest'anno non avevo nulla di suo sottomano. Questo però non mi ha colpita come sue raccolte precedenti, per questo l'ho inserita qua. Ha sicuramente i suoi punti di forza e mi sono segnata qualche poesia, però non lo annovero fra le sue raccolte migliori, per questo lo lascio in questa categoria. Per continuare a riempire questa categoria, io andrei a mettere anche un altro graphic novel di cui avevo già parlato in un video, quindi non mi soffermerò più di tanto, che è The Fire Never Goes Out di Noel Stevenson, che ha scritto anche Nimona. Lo metto qui perché appunto è una sorta di memoir, però è fatto molto a piccole vignette, diciamo, so che dire vignette di un graphic novel è un po' sconclusionato, però sembra più tanti post di Tumblr messi insieme, per intenderci, in cui fa il classico riassunto in cui parla di cosa è successo ogni anno, come fanno molte persone sui social a fine anno, quindi per quello non mi ha fatto impazzire. Poi parliamo di un altro libro della mia top 10, direi, cioè Carol di Patricia Highsmith. Io non avevo mai letto nulla di suo, direi, e il film l'ho visto qualche anno fa, però Jane Campbell aveva consigliato in un suo ultimo video Carol come lettura di Natale e ho pensato perché no? E in effetti sì, secondo me ci sta da leggere a Natale, non tanto perché comincia nel periodo natalizio, ma perché non so, riesce proprio a racchiudere quel tipo di atmosfera anche frenetica dei giorni subito prima Natale, eccetera, ma soprattutto ovviamente per la storia in sé, cioè questa storia d'amore fra Carol, che è una donna comunque middle class, diciamo, e una ragazza invece che ha poco più di 20 anni e che fa la commessa appunto in questo negozio dove si incontrano per la prima volta, eccetera. È incredibile pensare che sia stato scritto negli anni 50, perché se andiamo a togliere ovviamente riferimenti tipo scriversi le lettere o insomma determinati aspetti che non fanno più parte della nostra quotidianità, potrebbe veramente essere stato scritto l'altro ieri, il che è anche abbastanza inquietante che non sia cambiato così tanto a livello così, di diritti per le persone LGBTQ+. La cosa che mi piace è che Patricia Highsmith l'ha definito come forse il primo romanzo a tema sapfico che non finisce male, non finisce con la morte di qualcuno, e anche se non è un romanzo che definirei felicissimo, capisco quello che intende perché non lo definirei neanche del tutto un romanzo triste, non so se mi spiego, però sicuramente se non l'avete letto e avete visto solo il film, io ve lo consiglio ugualmente perché ha quel qualcosa in più, sicuramente. Tornando nella categoria per un soffio, vado a inserire No Modernism Without Lesbians, che credo abbia vinto anche il premio Polari, appunto per la saggistica. Questo, beh, come dice il titolo, appunto parla dell'epoca del modernismo, quindi a inizio Novecento, e lo fa attraverso la biografia di quattro donne. Non mi ricordo esattamente quali siano tutte e quattro le donne, sicuramente però c'era Sylvia Beach, l'ho letto veramente più di 6 mesi fa, quindi i dettagli sono un po' andati, però è stato veramente interessante perché appunto, innanzitutto, a parte Sylvia Beach, che è chiaramente conosciuta, le altre donne di cui parla non sono così note come la figura di Sylvia Beach, anche se poi andando a leggere la loro biografia viene in mente di averle sentite e si parla anche di altre donne ancora, perché ovviamente non è che parlando della vita di una persona si esclude tutto il circolo di persone che le giravano intorno. È stato sicuramente interessante e un punto di vista diverso di cui parlare del modernismo, quindi se vi interessa come periodo storico, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'arte e la letteratura, io ve lo consiglio.
Poi passerei a un altro della categoria carini, e cioè Sabrina, che è un altro graphic novel. Questo però è tutto colpa mia, nel senso è completamente soggettiva questa mia decisione, perché ci sono due cose che non mi sono piaciute tanto, lo stile di disegno e quello lì, vabbè, normalmente posso anche passarci sopra se la storia e il resto mi prendono, ma in questo caso... Dico è colpa mia perché mi sono messa a leggere questo fumetto pensando che la storia sarebbe stata incentrata su una cosa in particolare e invece no. Quindi, ripeto, se non mi fossi fatta tutte queste aspettative, non avessi pensato che sicuramente avrebbe parlato di quella tale cosa lì, che non vi dico perché non voglio rischiare spoiler o appunto di indurvi nel mio stesso problema. Probabilmente lo avrei apprezzato di più perché in realtà fa un'analisi molto lucida e interessante di un fenomeno che è un qualcosa di cui anche adesso ci preoccupiamo. Quindi se vi ispirava io direi di leggerlo comunque, non fatevi ingannare dal mio averlo messo in questa categoria. E rimanendo in questa categoria, inserisco anche una raccolta di racconti che si chiama Milk, Blood, Heat. È un debutto e penso che sia un po' questo il suo problema, cioè secondo me in potenza questa scrittrice è brava e ha molto potenziale, appunto, però ho trovato i racconti un po'... di livello diverso l'uno rispetto all'altro e soprattutto avevano tutti un po' la stessa struttura, cioè ti lasciavano tutti senza mai concludere nulla, senza mai lasciarti anche solo intravedere da lontano quale sarebbe potuto essere il risultato o insomma il futuro delle persone, dei personaggi coinvolti, non che sia un problema, perché ci sta perfettamente, però non so, era come se dopo un po' avessi capito un po' il suo metodo, la sua strategia e quindi non so, non mi ha lasciato molto, però appunto promette bene. Passando a un altro per un soffio, andrei con Tell Me I'm Worthless di Alison Rummit, mi pare. Questo l'ho scoperto seguendo le letture del premio Republic of Consciousness, che vi consiglio di seguire perché leggono tantissimi libri da case editrici indipendenti. Tell Me I'm Worthless è un romanzo veramente molto particolare, perché prende l'allegoria della casa stregata, diciamo, per parlare della società inglese contemporanea. In particolar modo parla di fascismo e di transfobia e lo fa in un modo estremamente originale, ma anche molto crudo, cruento, tant'è che l'autrice stessa ha voluto mettere un trigger warning all'inizio dicendo l'ho imposto io, diciamo, alla casa editrice, non me l'hanno chiesto loro, perché effettivamente se certi tipi di contenuti vi creano problemi, vi invito ad andarli a cercare prima di buttarvi sulla lettura. Però, appunto, è stata una lettura per me incredibile perché non sono un'esperta di letteratura gotica né tantomeno di allegoria della casa stregata, però comunque mi ha messo addosso questa ansia che penso fosse lo scopo dell'autrice. Ed effettivamente tutti i richiami alla società inglese contemporanea, quello che sta succedendo e che è successo in passato, secondo me sono estremamente precisi e interessanti da vedere anche sotto questa forma così diversa. Passando a un altro della categoria belli, un libro di saggistica che si chiama The Panic Years. È di una giornalista inglese che ha scritto appunto questo libro parlando principalmente di questi anni che ci mettono ansia a noi donne, cioè lei parla degli anni fra i 25 e i 35 in cui ovviamente
per colpa anche del tipo di società in cui viviamo, cominciamo a pensare che sarebbe il momento forse di avere figli, ma magari non ci sentiamo pronte, o magari ci sono altri problemi, eccetera, eccetera. E l'ho trovato molto interessante, perché ovviamente lei parte dalla sua esperienza, lei praticamente si era lasciata col suo fidanzato a 28 anni, però aveva sempre avuto questo desiderio di maternità, ed era terrorizzata perché sua madre era andata in menopausa precoce e quindi lei aveva questo terrore di poter subire anche lei la stessa fine e non farcela. Quindi è un mix fra un memoir ma anche una sorta di ricerca in questo campo con tutto quello che ne consegue. Quindi per me è stato interessante. Non è il libro che ti cambia la vita sicuramente, però se siete in questa fascia d'età o magari avete fatto questi pensieri eccetera, secondo me è sempre interessante leggere di qualcuno che c'è passato e possa farti sentire meno sola, in sintesi. Sempre in questa categoria andrei a mettere Loveless di Alice Osman. Mi è piaciuto molto in realtà, però ho trovato che da una parte Alice Osman secondo me è bravissima, è una scrittrice per giovani adulti, come si suol dire, quindi è chiaro che io non sono nel target. Però secondo me è veramente molto brava a trattare tematiche che riguardano gli adolescenti e in generale a parlare e a scrivere gli adolescenti in un modo che non li faccia percepire come stupidi, che secondo me è sempre stato un problema. In generale molto spesso le cose pensate per gli adolescenti sono un po' all'acqua di rose e non, anche quando io ero adolescente non mi ci rivedevo in un certo senso, quindi se lei ci fosse stata quando ero adolescente avrei letto tutti i suoi libri, penso. Qua si parla in particolar modo appunto della protagonista che scopre di essere asessuale e quindi questa tematica viene sviscerata molto. È un tema che è estremamente caro all'autrice perché anche lei si identifica in questo spettro e si sente, non so come dire, si sente che era un libro che aveva bisogno di scrivere, aveva bisogno di sviscerare e secondo me per questo in un certo senso è come se ne risentisse un po', però assolutamente una lettura che ho fatto con piacere e che mi è piaciuta molto. Tornando invece nella top 10, vado a mettere Tiny Moons, di cui avevo parlato su Instagram. È un libricino veramente molto corto, però secondo me è uno di quei libri che ti, in un certo senso ti svoltano, perché è un libro autobiografico. L'autrice è originaria della Nuova Zelanda, ma i suoi genitori mi sembra siano originari di due province diverse della Cina, non mi vorrei sbagliare. In ogni caso lei all'università ha studiato cinese e ha quindi passato dei periodi all'estero, a Shanghai, per migliorare la lingua, e in questo libricino appunto mescola ricordi legati alla sua infanzia, al suo crescere a metà fra due culture, perché spesso durante le vacanze estive andavano a trovare i nonni, però lei non parlava il dialetto della nonna, quindi cercavano di comunicare in una lingua a metà fra questo dialetto cinese e l'inglese. Poi comunque gli scontri linguistici anche più da adulta durante l'università, e tutto questo ci viene raccontato attraverso dei piatti tipici, cibo da strada, cibo che si mangia durante determinate feste, cibo che le preparavano i nonni, eccetera. E ho trovato veramente molto interessante questo suo parlare della memoria e dei ricordi in questo modo così particolare, così sentito, tant'è che appunto lei ritornerà anche in un altro libro dove ha scritto un altro saggio, ed è sicuramente un'autrice che voglio continuare a leggere. Nella top 10 vado ad aggiungere anche Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. L'ho letto direi esattamente un anno fa, perché l'ho letto a inizio gennaio più o meno, e è un libro che è veramente rimasto con me. Anche di questo vi ho parlato in un video, sono abbastanza sicura, quindi non mi soffermerò troppo, e poi è un premio Nobel, insomma sapete chi è. Io ve lo consiglio caldamente, è proprio un libro che
parla della contemporaneità e del problema ambientale in un modo secondo me veramente molto originale e molto interessante. Poi passerei a un altro che metto nella categoria carino. Non mi è andata benissimo con i fumetti quest'anno, anche questo è un fumetto, si chiama Girl Town, e lo metto qui per il semplice fatto che non mi ricordo bene i dettagli. Se non mi ricordo male, sono tutte storie abbastanza scollegate le une dalle altre, ma non mi ha colpito molto e appunto non vi saprei neanche dire bene di cosa parla, quindi per forza doveva andare in una categoria non troppo in alto nella classifica. Poi passerei a un altro, sempre nella categoria carini, ma niente di che, e cioè Home Cooking di Lori Colvin. Questo dovrebbe essere pubblicato da Sur, se non erro, non so bene quando, nel 2022. A me non ha fatto impazzire. Diciamo che la scrittura mi è piaciuta molto, mi ha ricordato molto la scrittura di Nora Ephron, quindi se vi piace Nora Ephron vi piacerà sicuramente anche la scrittura di Lori Colvin. Però non mi ha lasciato granché. Lei era una scrittrice e appunto ad un certo punto scrive questa sorta di ricettario misto a ricordi, aneddoti, piccoli sprazzi della sua vita, eccetera. Però secondo me in certi punti ci sono certi dettagli che non mi hanno convinta molto, mi hanno lasciata anzi un po' così, mi hanno fatto storcere un po' il naso, commenti sui vegetariani, sui vegani in cui vengono paragonati, messi nello stesso calderone, diciamo, di chi è allergico al lattosio per dire, e sono tutti tacciati di essere dei seccatori. Mi è parso un po' così, un'offesa gratuita, o il modo in cui ha parlato di una donna trans, in termini un po' così che non, di nuovo mi sembravano un po' superficiali. E ovviamente so che non erano questi i temi del libro, so che parliamo di anni 80 se non prima, quindi c'era una sensibilità diversa, va bene. Però ovviamente leggendolo adesso, questi sono i pensieri che una persona può fare. Anche le ricette, alcune sì, me le sono segnate, magari le proverò, però ci sono veramente tantissime ricette con il pollo. Lo dice anche lei stessa, che è tipo il suo piatto tipico, però non so, non mi ha fatto impazzire. Ho letto libri migliori per quanto riguarda la cucina, come ad esempio, ottimo collegamento, The Gastronomical Me, di MFK Fisher, che è un po' stata considerata colei che ha dato il via alla scrittura gastronomica. In questo libro lei parla del periodo che va più o meno dalla sua infanzia fino agli anni, mi sembra, 40. Lei è vissuta nella prima parte del Novecento e in particolar modo si sofferma sugli anni in cui con il primo marito vive in Francia. E quindi lei comincia a scoprire ancora di più, ovviamente, la cucina, la scelta degli ingredienti, eccetera. È un libro che, secondo me, per come si presenta, ti fa pensare che parlerà tantissimo di cucina o ti darà molte ricette, eccetera. In realtà, secondo me, è più un memoir, dove sì, il cibo fa da filo conduttore, ma in realtà, come spiega anche lei tra l'altro nell'introduzione, la fame è una fame più metaforica, una fame di vita, di voler fare esperienze, di volersi sentire amata, di trovare le sue persone, eccetera, eccetera. Quindi non è sempre facile, secondo me, da leggere. Ci sono dei punti in cui è un po' più lento e viene spontaneo chiedersi dove vuole andare a parare, però secondo me, arrivando alla fine, si mettono insieme tutti i puntini e si apprezza veramente tanto in generale quello che è lo scopo finale del libro e l'intento che l'autrice aveva. Rimanendo sempre in questa categoria, parlerei invece di un altro fumetto che mi è piaciuto, perché non poteva essere altrimenti, ed è James Joyce, A Portrait of a Dubliner, che racconta ovviamente la vita di Joyce a fumetti. L'ho trovato molto carino, ovviamente essendo la tematica Joyce, cioè,
per forza lo dovevo leggere. E sì, secondo me è carino, non è qualcosa che ti svolta la vita, soprattutto se hai letto talmente tante volte la storia della vita di Joyce che non hai bisogno di sentirtela raccontare di nuovo, però appunto è interessante, è ben fatto, è carino. Passerei forse al primo libro, anche no, che per me è questo, 25% di Erika Isotta, il sottotitolo è Una donna su quattro, ed è un libro che parla dell'esperienza dell'autrice con un aborto spontaneo. Ovviamente non sono qua per giudicare la sua esperienza personale, lungi da me, anche perché vi lascio sotto un post che ho scritto sul blog dove appunto dico che avrei letto questo libro, non sono qui per parlare di quello. Quello che non mi è piaciuto tanto di questo libro, che per me è un no, è il fatto che dopo appunto il racconto personale, super legittimo della scrittrice, si vuole collegare troppe cose, si mette troppa carne al fuoco, si passa dalla violenza sulle donne al gender pay gap, al linguaggio inclusivo, mettendo tutto come se fossero tutti argomenti collegati, che ok, però appunto sono 100 pagine scarse, ci sono troppi argomenti insieme e anche certi discorsi che vengono fatti in generale sul femminismo e su come si sia dimenticato di questo aspetto della vita delle donne, cioè quello dell'aborto spontaneo, mi hanno fatto un po' storcere il naso perché poi nella bibliografia non ho trovato chissà quali rimandi che mi abbiano fatto pensare, ok, forse qui c'è qualcosa da andare a indagare. Non penso sia molto sensato andare a mettere sullo stesso piatto le istanze delle femministe per quanto riguarda il diritto all'aborto e al fatto che si parla di embrione e poi di feto e poi di bambino con un aborto spontaneo, perché dal punto di vista scientifico e biologico sono cose diverse e capisco perfettamente che quello che per noi è un bambino, se lo perdiamo entro certe settimane, non è in realtà un bambino. È un bambino per noi perché l'abbiamo voluto, ma non so, mi sembra un po' un terreno un po' scosceso dove andarsi a infilare, perché sono proprio due aspetti completamente diversi: il diritto all'aborto e il fatto che non si parli di aborto spontaneo. Quindi non so, poi appunto il fatto di aggiungere nel calderone tutti questi altri argomenti. Come ad esempio l'italiano inclusivo, e poi però usare il maschile sovraesteso, mi hanno lasciata un po' stupita, diciamo, e quindi per me no. Passando invece a un libro che ce l'ha fatta non ce l'ha fatta per un soffio ad arrivare nella top 10, vado con The Transition Baby di Tori Peters, che tra l'altro sta molto bene di fianco a Tell Me I'm Worthless, perché comunque si parla sempre anche lì di transfobia, e The Transition Baby secondo me è un libro che parla di maternità. Lo so che non è quello il punto principale in un certo senso, perché quando ne sento parlare chiaramente si fa riferimento al fatto che abbiamo una donna trans che fa detransitioning, mette incinta una sua collega e da lì parte tutta la vicenda in cui viene coinvolta la ex di questa donna trans che ha fatto di transitioning, che è una donna trans a sua volta, eccetera, eccetera. Però appunto secondo me il punto principale è proprio cosa vuol dire essere madre, perché qui abbiamo una donna che rimane incinta a caso, una donna trans che sa di non poter restare incinta, ma che ha sempre desiderato avere bambini, e quindi ci sono tutti questi interrogativi che mi hanno fatto pensare veramente tanto. Mi hanno fatto ragionare molto su questo concetto, e appunto un libro a cui continuo a pensare dopo tutti questi mesi e che vi consiglio veramente di recuperare perché secondo me merita molto. Non ce l'ha fatta entrare in top 10 perché secondo me dal punto di vista puramente tecnico, diciamo, comunque della struttura del romanzo ha qualche difetto, però se non erro è anche un debutto, quindi insomma ci si può passare sopra tranquillamente.
sempre in questa categoria, direi, sì, sempre in questa categoria vado a inserire un altro romanzo di Alice Osman, e cioè Radio Silence. Radio Silence è un romanzo che, se fosse uscito quando avevo io 17-18 anni, mi avrebbe veramente cambiato la vita. L'ho veramente adorato e sì, penso che mi avrebbe veramente cambiato la vita, non solo perché la protagonista si chiama Frances, ma perché ho rivisto molto di lei in me, e quindi è stato interessante vedere cosa si poteva fare con un personaggio che sento così vicino a me. Lei è la classica secchiona in un certo senso, si prepara per entrare a Oxford o Cambridge, è fissata con lo studio, quello è quello che le deve fare, non esiste nient'altro al mondo, però ha questa passione per un podcast che si chiama appunto Radio Silence, e ad un certo punto scoprirà che un suo amico è in realtà la persona dietro questo podcast, e da lì parte tutta la vicenda. Come dicevo prima, Alice Osman è bravissima, secondo me, a parlare di e agli adolescenti, e questo secondo me è un piccolo capolavoro, sinceramente. Poi passerei a un altro libro invece che metto nella categoria dei belli, e cioè The Glass Hotel di Emily St. John Mandel, non mi ricordo bene il suo cognome, la scrittrice di Stazione 11. Qua ritorna qualche personaggio, ma secondo me non è così importante, insomma è un dettaglio così interessante da dire, ma non è fondamentale. Ruota tutto intorno a uno schema Ponzi, e come sempre, secondo me, lei riesce a creare queste atmosfere così strane, tese, dove non sai bene come muoverti, e mi è piaciuto veramente tanto. Penso anche di avervi parlato anche già di questo, quindi non mi soffermerò, ma se vi piace il suo stile, se vi è piaciuto la Stazione 11, vi piacerà sicuramente anche questo, anche se è un po' diverso. Poi, sempre in questa categoria andiamo avanti e metto Daisy Jones and the Six. So che è una scrittrice abbastanza famosa su TikTok e su Instagram. Questo romanzo è molto particolare perché si sviluppa come una serie di interviste, quindi sentiamo i vari personaggi che facevano parte appunto di questo famigerato gruppo, Daisy Jones and the Six, negli anni 70. E è molto divertente, sicuramente è un libro fatto per essere letto proprio così con avidità, non è alta letteratura, però secondo me fa benissimo il suo lavoro, cioè ti intrattiene, ti diverte, ti fa commuovere, secondo me lei è brava a scrivere romanzi che appunto riescono a coinvolgerti in questo senso, e quindi per me è super approvato. Passiamo, a un altro che quasi ce l'ha fatta, e cioè Mrs. Death, che è un po' un mouthful da dire. È un romanzo molto particolare perché appunto abbiamo la morte come protagonista, che però a volte manca il segno, in quel senso Mrs. Cioè sì, manca il segno e quindi non fa morire qualcuno. Mrs. Death comincia a far sentire la propria voce a una ragazza che abita nel sud di Londra, e è tutta questa storia molto, molto particolare, molto poetica, che va avanti e indietro nel tempo e ti fa avvicinare appunto tantissimo alla morte in un certo senso, ma soprattutto di conseguenza anche al suo contrario, cioè la vita, che nel personaggio è la sorella perfetta, della signora morte. Io l'ho trovato veramente molto poetico, molto atmosferico anche, e tra l'altro l'ho letto il giorno di Natale, per quanto possa sembrare lugubre, secondo me è stata una lettura invece perfetta, per Natale, e se vi capita io ve lo consiglio veramente tanto. Passando invece a un altro della top 10, andrei con The Life of the Mind di Christine Smallwood, se riesco a infilarlo. The Life of the Mind è quello che per la maggior parte del mondo è stato conversazioni fra amici, per quanto mi riguarda, perché ho trovato, penso, la mia scrittrice millennial, e cioè Christine Smallwood. Questo romanzo è bellissimo, è appunto
appunto uno dei migliori che ho letto quest'anno e gira attorno alla vita di Dorothy che insegna in modo precario all'università e all'inizio del libro ha un aborto spontaneo, però è combattuta perché non aveva neanche detto alle sue due psicologhe che era incinta, quindi non sa come tirare fuori l'argomento dell'aborto spontaneo perché non sapevano che fosse incinta. Questo succede mentre ovviamente si deve combattere col fatto di avere un lavoro precario. Di non essere fra le ricercatrici più prolifiche nel suo gruppo di conoscenze. Nel frattempo una sua amica che invece è sposata e ha già un bambino, eccetera, le vomita addosso un po' tutti i suoi problemi da neomamma. C'è tutto questo mondo appunto che gira intorno alla precarietà, al fatto che c'era stato promesso un tipo di vita, però le cose non sono andate come ci avevano promesso, come ci avevano detto che sarebbero andate. Io l'ho veramente apprezzato tantissimo e appunto ho amato molto il modo in cui descrive i propri personaggi, il modo in cui interagiscono gli uni con gli altri. Quello che secondo me Sally Rooney non riesce a fare, lei riesce a farlo bene, cioè a creare personaggi che non sono perfetti come non sono perfetti e spesso non sono neanche particolarmente simpatici, però riesce a renderli molto più umani, non so come dire, i personaggi di Sally Rooney li trovo sempre un po' irrealistici. Mentre invece quelli di Christine Smallwood mi sembrano persone che potrei effettivamente conoscere, il che aiuta molto all'interno della tematica di scrittori della mia generazione. E quindi niente, non so se arriverà in italiano, spero di sì, quindi ve lo consiglio. Poi, sempre nella top 10, inserisco anche Check Out 19 di Claire Louise Bennett. Di suo è pubblicata una raccolta di racconti, mi sembra per Bompiani, quindi spero che arrivi anche questo, che è un romanzo. Un romanzo però un po' autobiografico, un po' flusso di coscienza, uno di quei romanzi senza trama che mi piacciono molto perché si parla un po' della sua vita in quanto lettrice, in quanto scrittrice, in quanto persona che ha studiato lettere. È difficile da descrivere esattamente di cosa parli perché appunto essendo un po' un flusso di coscienza andando un po' avanti e indietro nel tempo quando era bambina, quando magari frequentava un certo ragazzo con cui si è mollata, eccetera, non è così facile appunto delineare con una linea esattamente di cosa parli. Però se vi piacciono questi romanzi con questo stile un po' particolare, appunto con flussi di coscienza, dove non ci sia una vera e propria trama, io ve lo consiglio. In più, secondo me, scrive veramente molto bene e infatti ho anche già una raccolta di racconti e spero di leggerla presto perché se è come questo romanzo è esattamente nelle mie corde. Andiamo avanti e andrei con un altro anche no, e cioè Omelette di Jessie Ware. Questa è una raccolta di piccoli saggi dove partendo da un ingrediente come non so, le uova, il latte o l'alcol, quindi più che un ingrediente qualcosa che o si mangia o si beve, lei ci racconta un po' aneddoti, spezzoni della sua vita. Ricette anche a volte, però l'ho trovato un po' scialbo, nel senso che anche all'interno di una stessa sezione le varie componenti sono abbastanza scollegate l'una dalle altre, non si riesce a trovare un fil rouge, gli aneddoti spesso sono noiosi o fanno riferimento alla sua vita da persona comunque famosa, quindi non so, lascia un po' il tempo che trova, non l'ho trovato particolarmente interessante né particolarmente ben scritto e quindi niente, per me non ha colpito nel segno. Poi passerei
un altro fumetto che metto sempre nella categoria carini e di nuovo sempre per motivi super soggettivi. Double Walker è un fumetto abbastanza dark, direi, ambientato in Scozia. Ci sono questi due turisti americani, una coppia giovane, lei è incinta, però succedono cose strane. Non lo so, non mi ha fatto impazzire il modo in cui l'ha disegnato, la storia era troppo per me, quindi appunto per questo dico, mi ha un po' impressionata, ma ero anche in un momento in cui ero io molto impressionabile, quindi è esattamente per un motivo puramente personale che non ha colto nel segno per me. Tornando nella categoria belli, andrei a mettere Come rane nell'acqua bollente, che è un libro di una giornalista serba e racconta un po' la sua vita, insomma. L'ho trovato molto, molto carino, molto interessante, perché parla di quando era giovane e c'era ancora la Jugoslavia e com'era vivere in Jugoslavia e guardare all'Italia. Poi si è trasferita in Italia, c'è stata la guerra, e tutto quanto. Ed è, secondo me, scritto molto bene perché riesce a connettere questi due mondi, a crearti una storia che abbia un inizio e una fine, e mi ha incuriosito molto. Penso che leggerò, lei ha scritto anche un romanzo, penso che leggerò anche il suo romanzo in futuro perché mi è piaciuto molto il suo modo di scrivere e mi è piaciuto questo modo di inserire questi suoi ricordi personali all'interno della storia con la S maiuscola, però in modo anche un po' leggero, diciamo, quindi un po' più facile da digerire per chi come me non è che si intenda tantissimo di queste tematiche, quindi promosso. Uno invece che ho trovato carino ma che non mi ha lasciato tantissimo, quindi di nuovo niente da dire sul libro in sé, ma è proprio che a livello personale non mi ha colpita così, così tanto, è Generazione Serbia, che è un romanzo che parte appunto dal secolo scorso, mi sembra, e seguendo diverse persone ci va appunto un po' a raccontare anche qui la storia della Serbia o comunque dell'area balcanica. Però appunto non sono andata molto d'accordo con lo stile della scrittura e quindi lo lascio un po' lì in sospeso. Poi, nella categoria sempre questa dei libri belli, un altro libro di cucina, l'avevo detto, e cioè In the Kitchen. Questi sono dei saggi scritti da diverse persone, fra cui appunto l'autrice di Tiny Moons, di cui parlavo prima. C'è anche un saggio di un'altra scrittrice che citerò fra un attimo perché è nella mia top 10. È molto carino, è edito da Don't Books. Se siete mai stati a Londra avete sicuramente visto una qualche libreria di questa catena perché sono bellissime. Loro adesso da qualche anno sono anche editori e questa raccolta di saggi appunto parla di temi diversi intorno alla cucina e al cibo. Scritti da giornaliste, da cuoche, eccetera, eccetera. E l'ho trovato molto carino, molto interessante, una raccolta che si presta bene anche ad essere regalata. E la persona appunto che ha scritto un saggio qui è Ella Risbridger, che ha scritto Midnight Chicken. In italiano è stato tradotto si chiama uguale, Il pollo di mezzanotte. Me ne ho parlato in modo abbastanza estensivo sul blog, quindi vi lascio sotto un post. Sta di fatto che più che un libro di ricette è un libro di ricordi, di storie in un certo senso, storie che sono capitate appunto alla scrittrice e che lei condivide con noi e accompagna con varie ricette che associa a determinati periodi della sua vita o che associa a determinate sensazioni. Per me è uno dei libri migliori veramente dell'anno e un libro che continuo ogni tanto a riprendere o per cucinare qualcosa o in generale perché proprio mi ha lasciato veramente tanto. Poi inserirei sempre, già che ci siamo, nella top 10 due libri che fanno parte della trilogia di Deborah Levi.
Uno è The Cost of Living e l'altro è Things I Don't Want to Know. Sì. Il terzo invece lo metto in Per un soffio perché, per quanto mi sia piaciuto molto, secondo me non è esattamente a livello dei primi due. Questa è una trilogia, come dire, in divenire perché è come se fosse una autobiografia scritta nel momento in cui le cose succedevano. Io non ho letto mai nulla di questa autrice, quindi questo è stato il mio primo approccio e mi è piaciuta veramente tanto. Qui si parla sì della sua vita, però si parla molto di scrittura, si parla di maternità, si parla di tante piccole cose che fanno parte della nostra vita, e che non so lei come abbia fatto a metterle a parole, però ovviamente è il suo lavoro scrivere, però appunto riesce a trascinarti dentro questo mondo che è la sua vita, che molto spesso si tratta di lei che prende la bici per andare in uno studio che ha affittato e scrivere su un computer vecchio. Però riesce a veramente a trascinarti e a farti assaggiare un po' questo mondo che ti sembra sempre molto patinato, quello della scrittura, ma che in realtà sono vite normali come quelle nostre. L'ho trovato veramente molto interessante per tutte le riflessioni che fa, per i dettagli su cui si sofferma. E niente, penso che leggerò altro di suo, e anzi, se avete letto qualche suo romanzo, fatemi sapere da dove mi conviene cominciare. Poi passerei a un altro libro che mi è piaciuto veramente tanto e che va nella categoria belli, e cioè Grande Era Onirica di Marta Zura Puntaroni. Anche questo è un romanzo dove si prende spunto, diciamo, da alcune esperienze dell'autrice, quindi la protagonista si chiama Marta, come lei, fa l'università a Siena, come l'ha fatta l'autrice, e ci racconta quello che è il suo rapporto in un certo senso con la salute mentale. Lei, la Marta del libro, si rende conto di avere dei problemi, quindi comincia a farsi seguire, a prendere dei farmaci, però deve imbroccare il dosaggio giusto, deve imbroccare il farmaco giusto, e tramite appunto questi cambiamenti nella sua posologia, ci racconta quello che le succede intanto nella vita, quello che succede intorno a sé nel mondo universitario, nel mondo di quando hai circa 20 anni, stai cercando un po' di capire chi sei e cosa vuoi fare. Molto ben scritto, e appunto vorrei leggere anche il suo secondo romanzo che è uscito, mi pare, poco prima del Covid, quindi la tengo d'occhio. Sempre invece nella categoria top 10 vado a mettere un'altra sorta di memoir che si chiama A Woman at the Edge of Time ed è scritto da Jeremy Gabron, che è questo giornalista investigativo che ad un certo punto, finito un periodo di lavoro molto intenso all'estero, torna a Londra e decide di indagare sulla figura di sua madre, perché sua madre si è tolta la vita quando lui aveva 5 anni. Ed è molto interessante perché va a fare questa sorta di indagine in un certo senso su una persona che lui non ricorda perché era troppo piccolo quando è morta e di cui in realtà nessuno nella sua vita abbia mai nominato, cioè non si parlava mai di sua madre, qualche volta i nonni materni ovviamente, ma per il resto suo padre poi si è risposato e quindi non era mai un discorso che veniva fuori. È interessante perché sua madre si è tolta la vita che aveva solamente 29 anni ed era considerata una che aveva tutto, no? Come si suol dire, era sposata, aveva due bambini, una casa bella in un gran bel quartiere nel nord di Londra, stava finendo il suo dottorato in sociologia e stava trasformando la sua tesi in un libro che poi sarebbe stato pubblicato, in cui aveva indagato la vita delle casalinghe, in sintesi. Insegnava all'università, scriveva recensioni di libri, era ospite in un programma radio come opinionista, quindi sembrava avere una vita estremamente piena. E quindi
c'è anche tutto questo discorso su quello che la società si aspetta dalle donne e le pressioni che ci vengono imposte, che secondo me è veramente molto interessante. Poi passerei a Radio Cairo, di cui vi ho già parlato, e lo metto in quelli per un soffio. Non mi soffermerò troppo perché appunto ve ne ho già parlato. Racconta degli anni in cui Fausta Cialente viveva al Cairo e aveva cominciato a fare parte di questa radio antifascista che era pensata per gli italiani che vivevano appunto in Egitto. Molto bello, molto appassionante. Mi fermo perché sennò parlo un'altra mezz'ora solamente di lei. Tornando nella categoria invece dei libri molto belli, metterei Chav, Solidarietà coatta, anche di questo vi ho parlato. È un insieme di scritti appunto di questo scrittore inglese che racconta la propria vita ai margini della società inglese e è un libro molto duro secondo me, però molto bello, molto interessante, quindi mi interessa ecco, lasciarlo qua, però appunto ne avevo parlato in un vlog. Tornando alla categoria per un soffio, vado con un femminismo decoloniale. Questo l'avevo letto sotto suggerimento di Martina, di Scrematura, che vi invito a seguire, ve l'ho già nominata altre volte. Come da titolo parla appunto dell'importanza, del fatto che il femminismo deve tenere conto del fatto che, per essere veramente intersezionale deve andare anche contro quel pensiero coloniale che ha caratterizzato l'Occidente da sempre, diciamo. Molto bello, è anche breve, quindi non è uno di quei libri teorici, diciamo, che possono intimidire, perché appunto è breve, è dritto al punto, veramente molto bello, scritto bene, mi è piaciuto tantissimo e vorrei leggere altro di questa autrice. Concludo con due libri che vanno nella categoria belli, un'altra graphic novel, On a Sunbeam di Tilly Walden, quindi la stessa autrice di Spinning. Anche di questo credo di avervi parlato in un vlog, quindi non mi soffermerò troppo. Mi è piaciuto molto, però non è riuscito ad arrivare ai livelli di Spinning, secondo me, anche se ovviamente sono due storie completamente diverse, perché una è autobiografica e On a Sunbeam è chiaramente pura narrativa. Però sento di non aver colto esattamente tutto e penso che dovrei rileggerlo, però mi è piaciuto veramente tanto. E finisco con Roxane Gay, Writing in the Wound, Into the Wound. L'avevo letto su Scribd quando avevo fatto l'abbonamento, l'avevo ascoltato, anzi letto da lei. È un brevissimo libro in cui lei parla appunto della scrittura, di quando si vuole scrivere, di traumi che si sono subiti. Quindi parla un po' della sua vita, parla un po' del percorso che l'ha fatta arrivare non solo a scrivere, ma anche a insegnare scrittura creativa, e parla di molti libri che secondo lei riescono appunto a scrivere di dolore, di trauma, di cose drammatiche facendolo bene senza appunto fare pornografia del dolore. Non penso che Roxane Gay abbia bisogno di altre presentazioni, quindi io ve lo consiglio e penso che sia un ottimo saggio. Direi che finisce qua. Avevo letto anche no Nomadland, ma non ho la copertina. Lo metterei comunque nella categoria dei libri molto belli. Non ho visto il film, quindi non posso fare questo confronto, però sicuramente è un libro molto interessante e anche duro per quanto riguarda la tematica. Se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere, spero di non essermi dilungata troppo, anche se temo di sì, e vi invito a guardare il video di Sapientina che ha ispirato il mio, e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!